È stato aggredito nel pomeriggio di ieri mentre si trovava nel suo studio legale a Cerignola, l'ex sindaco del comune del Basso Tavoliere, Franco Metta. L'aggressione da parte di un uomo che lo ha colpito con un bastone al capo. L'avvocato ha riportato una ferita medicata con 4 punti di sutura. Ad aggredirlo, stando a quanto ricostruito dallo stesso Metta, un uomo, un vecchio cliente che già in passato avrebbe molestato verbalmente il legale che nel pomeriggio di ieri lo ha colpito al capo mentre l'avvocato lo invitava ad uscire dallo studio. Sul posto le forze dell'ordine che hanno avviato indagini. L'ex sindaco ha fatto ricorso alle cure dei sanitari. Nelle prossime ore presenterà denuncia contro l'aggressore. Intanto l'amministrazione comunale ha espresso attraverso una nota la più ferma condanna dell'aggressione. La tutela dell'incolumità personale e della sicurezza pubblica, si legge nella nota diffusa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Bonito, è un tema su cui non sono ammissibili distinguo di parte o politici. Con questo spirito auspichiamo che il responsabile dell'aggressione sia presto identificato e tratto in arresto.